Alessandra Sonia Romano, violinista di fama internazionale, ben arrivata. Grazie. Grazie. Grazie a lei, maestro, prego. E la voce che avete sentito, la musica era di Maurice Ravel, Kaddish, dico sì. bene? La musica che avete sentito proviene dal violino, che è l'ultimo testimone, è il violino che apparteneva ad una ragazza che è stata uccisa dai nazisti perché è ebrea, che suonava quel violino e che è stata privata di tutto, ne parleremo tra un attimo. Lei ha il compito di, e lo fa in maniera meravigliosa, di riportare in vita quel violino restituendogli voce e vita, appunto. Sì, è un compito che sento molto, è un grande onore per me. È iniziato praticamente per caso, sono andata a fare un concerto a Cremona nel Museo Civico dove questo violino era esposto e nel pubblico c'era il proprietario che a fine concerto mi ha chiesto se lo volevo provare. Allora si fermi qui, la prego, camminiamo in punta di piedi e con estrema forza in questa giornata. La giornata della memoria è tutti i giorni. Tutti i giorni bisogna ricordare ciò che è stato. Quello che ovviamente fa questa meravigliosa donna è un regalo per tutti noi ed è mettere la storia dalla parte giusta. Ne parliamo tra un attimo. Grazie. Per onorare il giorno della memoria è con noi Alessandra Sonia Romano, che ha una storia di violinista di fama internazionale che è una meraviglia, una bambina che voleva suonare il violino fin da piccola, ce l'ha fatta, poi è una nostra bandiera ovunque in Italia e nel mondo e ci stava raccontando di questo violino, il violino della Shoah, ci raccontava come lei sia entrata in contatto, sia stato quasi naturale, insomma, avvicinare la sua arte sì. a questo violino. Sì, praticamente non lo so se esiste il caso, quindi, però il caso ha voluto che io fossi nel punto giusto, al momento giusto. E quel momento era nel 2017, un concerto con musiche di Paganini fatto in un museo. E questo violino stupendo, perché è anche bellissimo. È bellissimo. Non so se posso anche farlo vedere adesso. Certo. Questo era nella bacheca ed è la prima cosa che sono andata a guardare. Perché la stella di Davide con la madreperla. Tra l'altro, appunto, è tutto in madreperla con queste losanghe di mare. Cioè, è molto raro avere un violino così finemente inciso. Qual è la storia di questo violino? A chi apparteneva? Allora, questo violino apparteneva a una ragazza, Eva Maria Levi, detta Cicci. Che è stata deportata dall'Italia, lei viveva a Torino però con la famiglia è stata catturata a Tradate e quindi lei, il fratello e la mamma sono stati deportati a Birkenau e lei aveva 20 anni, 21 anni. Quando è stata deportata si è portata con sé il violino perché penso che è la cosa che farei anch'io, no? La cosa certo. che ami di più cerchi certo. di... Per un certo periodo questa è stata anche un po' la sua salvezza perché mentre appunto la mamma è stata mandata ai gas immediatamente, il fratello è stato mandato a Monowitz dove c'era una fabbrica e lei probabilmente era nell'orchestra dei campi, per cui questo significava poter avere magari qualcosa in più da mangiare o per scaldarsi. Però a un certo punto il violino si è rotto o l'hanno rotto, infatti ha uno spacco molto profondo, sì. era stato proprio aperto a metà. E quindi qui questo finale l'abbiamo scoperto solo un anno fa quando ci ha chiamato una parente perché appunto era quasi impossibile capire come fosse morta. Invece questa signora ci ha telefonato perché aveva letto su un articolo di giornale di un mio concerto, ci ha raccontato il triste finale che faccio un po' fatica a raccontare. E quando gli hanno spaccato il violino l'hanno tolta dalla baracca dei musicisti. L'hanno messa praticamente
Non ce la faccio, insomma. L'hanno messa nel bordello. Ecco. L'hanno messa in un bordello perché Eva era molto bella. Era bellissima. Era molto bella, sì, questa ragazza. La vediamo in questa fotografia. E lei però si è suicidata, no? Si è voluta sottrarre a questa sorte, si è buttata giù dalla finestra, e il bordello era al secondo piano di una palazzina. E così, ora, non ha potuto vivere, fare la sua carriera, fare tutto quello che le sarebbe aspettato fare. Io ho rivisto le sue foto in famiglia mentre ride, mentre si aspetta chissà che bella vita luminosa, non l'ha potuta avere, avrebbe potuto avere una carriera. E ogni volta che io suono su questo violino risento la sua voce, e ogni mio concerto lo dedico anche a lei, perché lei la sua carriera non l'ha potuta fare e la può fare con me. Dunque, è parecchio difficile parlare di questi argomenti perché, ripeto, appartengono alla disumanità di una fetta di umanità, di una fetta di storia, di una parte che purtroppo ha toccato tutti, ripeto, tutti noi. Carlo Alberto Carutti è l'uomo che ha trovato il violino, perché questa è la lunga storia, in un negozio di antiquariato. E quel violino, l'ultimo testimone, grazie anche a lui, ha potuto ricominciare a parlare con la voce di Eva. Quando, ormai diversi anni fa, mi avvisarono che poteva esserci un violino di Auschwitz a Torino, mi precipitai naturalmente da questa antiquaria che l'aveva raccolto, e la mia gioia fu immensa. Guardando dentro, però, mi sono accorto di un cartiglio, 6 battute in un pentagramma di un canone, diciamo una frase musicale che conteneva, nascoste tra le semiminime, un numero 168007. È il numero di matricola di un detenuto di Auschwitz, nella persona di Enzo Levi. Enzo Levi, il ragazzo che avete visto accanto alla foto di Eva, era suo fratello. E è stato lui che ha potuto salvare l'unica cosa e ultima cosa rimasta di sua sorella. È questa storia dolorosissima, è lunga. E ha fatto tanta strada questo violino per arrivare. Ecco, lo vediamo in questa. In questa immagine ha fatto tanta strada per arrivare sino a lei, ed è inutile dire che il senso di amore, di responsabilità che si prova quando si suona questo violino sia forse più alto ancora rispetto già al proprio compito, no? Quello di, certo, essere un violinista. Certo, è completamente diverso, perché io non posso non pensare che questo violino è stato la voce di quella violinista, di quella ragazza che ha passato tutto quello che ha passato, che magari ha suonato in mezzo a questi campi in condizioni atroci. E quindi, risentendo la sua voce, rifaccio vivere anche quella storia. Lei ha suonato il violino della Shoah anche per l'incontro fra il cardinale Angelo Scola e il rabbino capo Alfonso Arbib, ha partecipato al viaggio del treno per la memoria. Ecco, che cosa le dicono le persone che la vedono e sentono suonare? Ma quello che mi fa piacere è che riesco veramente a far rivivere la Eva Maria. Cioè, in questo viaggio, ad esempio, eravamo con 600 ragazzi provenienti dalla Lombardia, anche dalla Croazia, e è stata un'emozione fortissima. Io non c'ero mai stata, ed è tutta un'altra cosa essere lì o vedere un filmato, perché lì senti veramente i brividi nelle ossa per l'orrore quando sei sul luogo, perché realizzi che non è un film. Ah, e no. Questi ragazzi sono stati
erano emozionati, hanno pianto con me, hanno partecipato con il cuore. Secondo me è un viaggio che tutti i nostri giovani dovrebbero fare, Anche quelli più grandi, anche quelli più grandi. anche quelli più grandi, ma questo oggi è il Sì. giorno della memoria e non deve dare adito a nessuna polemica. Credo che però, se per i giovani sia importantissimo fare questo viaggio, ci siamo anche noi ripetenti della storia e della memoria che dovremmo forse salire su quel treno e viaggiare e arrivare. Certo, il privilegio è stato poterla ascoltare. I libri, lei ha portato un libro in cui a parlare a un certo punto è proprio il violino. Allora, sì, il violino è stato riscoperto nel 2014, quindi non L'abbiamo tantissimo tempo sentito. fa. E immediatamente il proprietario ha scritto questo piccolo libretto Sì. dove immaginava che il violino fosse l'ultimo testimone, quindi fosse proprio lui a parlare, a raccontarci la storia. E l'ha ricostruita, certamente avevamo dei vuoti, delle cose che ancora non sapevamo, quindi ci è andato un po' per immaginazione, Prego. ma la cosa bella è che poi abbiamo scoperto che ci era andato proprio vicinissimo anche per immaginazione. Pezzetto di questo libro. I miei giorni erano segnati dai suoni che arrivavano al mio orecchio e che avevano una sequenza quasi costante. Quando sentivo la mano della mia cicci che si infilava nella maniglia dell'astuccio, capivo che poco dopo dovevo salire sulla sua spalla. Uscire all'aperto, unirmi agli altri che facevano musica per fare le marcette di accompagnamento per gruppi di persone che non so dove andassero, ma che si lamentavano. Sentivo che piangevano, alcuni urlavano, addirittura fino al momento in cui ci ordinavano di fermarci, ma di continuare a suonare per coprire questi lamenti che in pochi minuti diventavano sempre più flebili fino a scomparire. E questo è stato. Sì. Questo è stato. La responsabilità, di tirare fuori queste note in un tempo, il mondo non è mai in pace, però in un tempo di pace, in un tempo in cui dovendo prestare la massima attenzione, tutto questo appartiene ad un passato che pesa sulla storia dell'umanità come una grandissima e infinita colpa, incancellabile. Però questo oggi è un violino di pace. Certo, è un violino di pace e comunque i fatti di cronaca ci insegnano che non dobbiamo mai stancarci di ricordare questa storia. E questa storia appartiene a tutti noi, quindi siamo tutti testimoni e dobbiamo continuare a portarla. A me piace portarla nelle scuole, piace non solo fare i concerti, ma proprio parlare con i ragazzi, cercare di educarli, perché sento che ce n'è bisogno. Dunque, Alessandra Sonia Romano con il violino, di Eva, con il violino di questa ragazza, chiude la nostra puntata. Pensiamoci, insegniamo, ricordiamo. Grazie a tutti. Prego.